Ciao amici del gusto relativo, ben tornati, siamo per la seconda giornata qui al Vinitaly 2016 a Verona, ovviamente come tutti gli anni siamo in compagnia di Filippo Buttafuoco, agronomo dell'azienda Sette Soli, e in compagnia di Roberta Urso, responsabile della comunicazione dell'azienda Sette Soli. Roberta, raccontaci qualcosina sull'azienda in maniera più sintetica, quella che è l'idea di Sette Soli e l'idea soprattutto di fare vino di Sette Soli in una terra ricca come la Sicilia. Molto volentieri. Se dovessi riassumere in tre parole quella che è Cantine Sette Soli, non avrei assolutamente dubbi a dire che è Sicilia, che è comunità e qualità. Sicilia perché la nostra azienda nasce in Sicilia, sulla costa sud-occidentale dell'isola, proprio il cuore della viticoltura della nostra bellissima terra. Comunità perché siamo la più grande comunità di vignaioli siciliani, 2000 soci viticoltori, che tutti insieme, mettendo i loro piccoli pezzettini di vigna, in media 3 ettari, formano il più grande vigneto d'Europa, 2000 ettari. Qualità perché con passione ogni giorno, da più di 50 anni, produciamo le uve e le trattiamo come se fossero dei piccoli gioielli, cioè i nostri appezzamenti di terra vengono trattati come gioielli di famiglia, come dei bambini, e quindi da queste uve che vengono fuori da una terra ricca di biodiversità, con questa eccellenza, non possono che nascere vini unici e distintivi di questa terra, che ormai tutti chiamano Memphis, e noi siamo a Memphis, in provincia di Agrigento. Benissimo, sei stata davvero sintetica ed esaustiva, e sicuramente un piacere incontrarvi, soprattutto per un'azienda come la vostra, che è molto grande e che può raccontare in maniera anche così eterogenea sicuramente una terra, come dicevo prima, ricchissima come la Sicilia. Ti ringraziamo Roberta, passiamo ora la parola al nostro agronomo, che ci può raccontare dal punto di vista più tecnico, più pratico, quella che è l'elaborazione e il lavoro che c'è nella terra, nelle terre di Sette Soli. Benissimo, tutto parte nella qualità, la qualità parte in vigna. Noi beviamo questi vini, questo magnifico grillo, questo si dico, ma la qualità di questi vini provengono dalle uva. Noi abbiamo un territorio eccellente, bellissimo. Questo territorio perché è bellissimo? Perché è collinare, i nostri vigneti vanno dal mare, proprio da 0 metri sopra il livello del mare a 400 metri sopra il livello del mare. Eterogeneità. Eterogeneità, perché abbiamo tutti i terreni in pianura, in collina. E la cosa bellissima è che abbiamo 5 tipi di suoli, suoli calcari, medi-basti, argillosi, sabbiosi, limosi. E da quasi 25 anni che i nostri viticoltori, dopo la nostra guida, perché io sono l'agronomo e quindi seguo tutti i nostri viticoltori, da tutte le tecniche culturali, dalla potatura fino alla vendemmia, e anche nella scelta varietale, perché andiamo a mettere la varietà giusta nel suolo giusto. E questo è il frutto di una grande esperienza fatta negli anni 80, dove abbiamo visto, abbiamo provato tante varietà, sia autoctone siciliane sia internazionali, in questa divisione. Quindi oggi andiamo a mettere un grillo su un terreno calcario, medio in pascio, un siraso, un terreno sabbioso, anche vicino al mare. Ma perché? Perché abbiamo visto le campi sperimentali danno il massimo dei loro prodotti. E questo grazie perché anche il territorio ci aiuta. Quindi noi non facciamo niente di cose niente naturali, di particolare. Niente di particolare. Anche le famose brezze marine, i sirati sono sul mare, le brezze marine nel periodo estivo ci aiutano tanto perché c'è uno spazio termico tra il giorno e la notte che aumentano notevolmente la qualità per le uve. Cioè, e anche poi nel mese di maggio il famoso scirocco, che è il vento caldo che viene dall'Africa, che crea l'ambiente non adatto allo sviluppo dei funghi, quindi diciamo i nostri vigneti in questo periodo sono esenti da malattie. Infatti realmente noi, io che sono l'agronomo che segue i nostri vigneti, vediamo che i nostri vigneti diciamo con le tre massimo 4 trattamenti durante l'anno arriviamo tranquilli in vendemmia. Quindi abbiamo la cucina prodotti salutari, salubri, che poi facciamo questi prodotti di qualità. La natura ci aiuta. Quindi possiamo nel frattempo, prego, Roberto, io nel frattempo servo il vino, faccio gli onori di casa. Noi ci chiamiamo Sette Soli e questo nome viene dal Gattopardo, sì, che venne pubblicato lo stesso anno in cui la nostra azienda venne fondata. Però siamo in una terra baciata dal sole, il nostro logo è un sole che ti dà immediatamente l'idea della Sicilia, e il sole splende sui nostri vigneti 300 giorni all'anno, che è veramente un dato importante da raccontare. E diciamo
troviamo qui tutta, diciamo, la poesia e, la, e l'eterogeneità della terra siciliana si sintetizza sicuramente in questo bianco, in questo vitigno autoctono siciliano che è il grillo, che presenta principalmente un fruttato di erbe, di frutta esotica, sicuramente al naso questa mineralità che la riporta, diciamo, che ci riporta al discorso delle brezze marine di cui parlavamo prima, è sicuramente una punta di erbaceo che può anche richiamare quello che è il calore del sole, o più che altro la terra riscaldata dal sole, questa terra anche un po' arida delle volte. Però dove i nostri viticoltori, grazie al fatto che lavorano sul sole, sono sempre di buon umore e abbronzati, direi, e sorridenti. Infatti molto spesso fanno da testimonial ai nostri vini, al corporate. D'altronde il consumatore vuol vedere chi ci sta dietro la bottiglia. Chiaro, assolutamente sì. E in bocca, io già mi sono permesso di assaggiarlo, in bocca ancora una volta vengono richiamate tutte queste poesie, questa fantastica, viene richiamata la fantastica terra siciliana, la sapidità, l'acidità, il frutto esotico che richiama, ecco, che richiede in bocca, che è davvero sicuramente poetico e molto interessante, soprattutto per i vini bianchi che solitamente sono poco saporiti, diciamo così, soprattutto nelle terre un po' meno vocate come la Sicilia. Bene, l'altro vino in degustazione invece chi me lo presenta? Allora, vado io e lui ci spiega come lo fa. Certo. Allora, l'altro vino è il Senigo. Parliamo sempre di Sette Soli e non abbiamo detto che questa linea di vini è disponibile in tutta Italia nei migliori supermercati. Senigo rappresenta un po', diciamo, la punta di diamante della linea Sette Soli, infatti vedete che cambia anche il packaging ed è un vino di punta fatto non più da un monovitigno ma da un blend. È la selezione, grazie, di quelle che sono le migliori uve del nostro appunto territorio, in questo caso felice connubio tra l'autoctono, il nero d'Avola, e l'internazionale Syrah, anche se il Syrah o il quasi autoctono, quasi autoctono Syrah, visto che sin da oltre 20 anni, da quando viene prodotto in Sicilia, si è sempre comportato come se si trattasse di un autoctono resistente, robusto, di carattere. Quando il nero d'Avola incontra il Syrah, e parliamo di un blend 50-50, in questo caso di vinificazione fatta solo in acciaio, beh, sicuramente è un incontro di quelli che durano tutta la vita. Assolutamente, infatti direi che al naso sprigiona questa, diciamo, questa parte legata molto al Syrah come la speziatura, è sicuramente una punta di erbaceo, sicuramente, diciamo, la potenza del nero d'Avola accompagnata al tatto, alla morbidezza e all'eleganza, sì, del Syrah. Io dico sempre molto succoso. Sicuramente sono d'accordo con te. Hai questo frutto rosso intrigante, una grande morbidezza e lunga per se stessa. Un vino da qualità assolutamente da enoteca, ma accessibile ogni giorno. Assolutamente, cosa molto importante, anche perché la maggior parte delle persone, purtroppo per fortuna, vanno al supermercato e vanno a comprare il vino lì al supermercato. In bocca ancora una volta richiama tutta quella che è la potenza della terra siciliana, un po' di acidità, una leggera punta di sapidità, il tatto del Syrah sicuramente e la speziatura sempre del Syrah, che chiaramente rende il vino sicuramente un po' più complesso. Va bene, io vi ringrazio, siete stati davvero cortesissimi, un saluto a voi, grazie. Un saluto alla Sicilia, in bocca al lupo, grazie, a Sette Soli. Grazie, un saluto. Grazie.